Ciao, io sono Giorgia Gamberini, sono erborista e profumiere e nel video di oggi avevo voglia di parlarti della differenza che c'è tra profumo alcolico, profumo in olio e profumo solido. Sono tre formulazioni molto diverse tra di loro, sono sempre dei profumi, ma il solvente è diverso e cambia notevolmente il tipo di percezione della fragranza che stiamo utilizzando. Partiamo dal primo, il profumo alcolico, il profumo in alcol, quello più conosciuto, quello che si utilizza per la maggiore. Il profumo alcolico ha come solvente per le essenze l'alcol. L'alcol, quindi alcol a 96 gradi o dipende dal tipo di concentrazione delle essenze, solubilizza appunto gli oli essenziali e le fragranze che sono la base appunto del profumo. Il profumo alcolico aumenta la volatilità delle essenze, quindi i tempi di percezione sono più brevi. Chiaramente i fissativi danno la possibilità di far perdurare sulla pelle il profumo. Questo non toglie che l'alcol acceleri appunto molto la volatilità degli oli essenziali contenuti. Un'altra peculiarità del profumo in alcol è appunto la grande capacità di solubilizzare e di mescolare quindi tra di loro le singole molecole con cui è composto un olio essenziale, perché l'alcol riesce a disciogliere e solubilizzare anche per esempio le cere o le resine. Le resine, per esempio, non sono solubili o fanno fatica a solubilizzare in olio, mentre l'alcol non ha nessun tipo di problema da questo punto di vista. Un problema che può avere il profumo alcolico è di seccare la pelle. L'alcol è un disidratante, quindi per le pelli sensibili può essere un problema utilizzare questo tipo di formulazione. Parliamo del profumo in olio. Il profumo in olio, o detto anche profumo all'araba, ha come solvente per le fragranze l'olio, di solito olio di jojoba. L'olio di jojoba è una cera liquida, in realtà non è proprio un olio, e quindi fa sì che l'irrangimento sia molto più lento rispetto a un olio di base normale. Non utilizzerei mai, per esempio, un olio di mandorle perché ha un irrangimento molto veloce. La bellezza dell'olio di jojoba è anche il fatto proprio di non avere un profumo suo, un profumo che ricorda proprio gli oli, quindi non va ad alterare la fragranza che andiamo a formulare. Il profumo in olio è molto interessante anche, per esempio, quando vogliamo creare un profumo da massaggio. Oppure quando appunto abbiamo problemi di secchezza della pelle e non possiamo utilizzare profumi alcolici. La volatilità delle essenze è più lenta nel profumo in olio perché l'olio fa, come dire, da fissativo anche. Il fatto che penetri nella pelle, aiuta a prolungare il profumo degli oli essenziali che contiene. Parliamo del profumo solido. Il profumo solido sta cominciando ad andare di moda, diciamo, in questo periodo. Infatti, nelle erboristerie e nelle profumerie si trovano spesso adesso i profumi in versione solida, i profumi anche più conosciuti. Il profumo solido è un gran bel prodotto e io spesso li preparo e sono molto belli perché è come intrappolare veramente questa essenza eterea e volatile di nuovo in un corpo solido. Il profumo solido prende origine dal pomander, un gioiello che si utilizzava intorno al 1500 per scacciare le malattie. Appunto, era un gioiello dentro cui erano contenute delle resine, delle essenze ambra grigia che si pensava avessero appunto la peculiarità di scacciare la peste e altre brutte malattie di quel periodo. È una formulazione che utilizza come veicolante degli oli essenziali un mix di cere e oli di base, di solito cera d'api,
e olio di jojoba. È un prodotto secondo me molto bello perché permette di profumarsi senza irritare la pelle, ma anzi di nutrirla e di permette di avere più contatto con noi stessi, con il nostro corpo, perché va spalmato, quindi crea proprio un contatto maggiore con il nostro corpo. È una formulazione che permette di far durare di più il profumo, e perché appunto il burro penetra molto di più nella pelle. E quindi soprattutto quando parliamo di profumi solidi fatti da noi con essenze naturali, questo è a nostro vantaggio, perché gli oli essenziali non hanno la capacità di durare nel tempo come le fragranze di sintesi che troviamo in commercio. Quindi il fatto che aiuti a prolungare la fragranza è un punto in più rispetto alle altre formulazioni. Io spero che questo video ti sia stato di aiuto per capire come funzionano un po' le formulazioni di fragranze. Se ti è stato utile, ti invito a condividerlo. Ti invito anche a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche. Io ti ringrazio tantissimo per l'ascolto e per l'attenzione. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao!